Si apre oggi la 16ª edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum, un appuntamento che quest'anno per la prima volta si svolgerà all'interno dell'area archeologica. Vediamo insieme le immagini nel servizio realizzato da Arturo Calabrese e Paola Desiderio. Si apre oggi la 16ª edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, per la prima volta nella splendida cornice dell'antica Poseidonia. Quest'anno, al 16° anno di vita della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, si fa qui nel Parco Archeologico. Grazie soprattutto per l'opportunità che ci ha dato, che agli organizzatori, a noi diciamo, dell'amministrazione comunale, la direttrice, la dottoressa Marina Cipriani, e soprattutto il soprintendente, la dottoressa Adele Campanelle, perché loro hanno aperto le porte di fatto della zona archeologica del Museo Nazionale per questo evento che è veramente diventato oramai a livello mondiale. Grazie anche al Vescovo, perché non dimentichiamo che il nostro Vescovo, il Monsignor Ciro Miniero, ha fatto sì che nella Basilica Paleocristiana, che è un tempio praticamente pagano-cristiano del III secolo d.C., dentro alla Basilica ci possano essere anche dei convegni come ci saranno. Quindi veramente una novità assoluta anche questa. Quest'anno c'è stato di fatto un rischio enorme che la borsa non si facesse più né a Paestum né in Campania per mancanza di fondi, perché la provincia, che è stata l'ente promotore, l'ente sostenitore, diciamo fosse al 100% per quanto riguarda questo evento negli anni, sappiamo che c'è una labilità dal punto di vista politico, amministrativa delle province. Siamo intervenuti noi come comune perché pensiamo che questo investimento possa essere sicuramente, come dire, additato con un investimento giusto, perché noi apriamo al mondo intero il nostro territorio. Per quanto riguarda la infrastruttura, è stata fatta e quindi è stata, diciamo, ideata per la borsa. Verrà montata e smontata nell'arco di un mese e qualche giorno. Di conseguenza, siccome andiamo incontro alle feste natalizie, vorremmo organizzare quindi, con una dentrostruttura che già è lì a costo zero, degli eventi diciamo, che possono anche interessare il territorio. Io penso soprattutto alle scuole, quindi noi vogliamo interessare le scuole.